Ben ritrovati, apriamo lo spazio a nostra disposizione. Ha denunciato i suoi estorsori e ha testimoniato al processo San Michele sulle infiltrazioni dell'Ndrangheta a Torino e in Valsusa. Nonostante la sua scelta coraggiosa, la vita personale, familiare e professionale di Mauro Esposito è stata distrutta al punto di meditare uno sciopero della fame se lo Stato non prenderà in carico la sua situazione. Sentiamo cosa è successo e il perché di questa decisione nell'intervista rilasciata ai nostri microfoni. Perché nonostante si sia deciso di utilizzare i canali istituzionali per evitare che la malavita dilaghi in questo paese, peraltro con grandi soddisfazioni, insomma, ci sono stati gli arresti, la Procura della Repubblica mi è vicinissima, io apprezzo molto il lavoro, io non conoscevo un processo penale, ho visto in questi giorni come lavorano i magistrati, è incredibile, ecco, solo chi non ha vissuto un'esperienza del genere non capisce la nostra Procura che quali sforzi fa. Ecco bene, da quel punto di vista io sono contentissimo, rifarei quello che ho fatto, dall'altra parte però mi aspettavo, visto che noi per affrontare questo problema abbiamo spese legali folli, abbiamo perso una causa civile contro dei delinquenti di fatto, ci aspettavamo che, come insomma, da ragionamenti fatti, lo Stato, e noi ci siamo finanziati, noi siamo una società di ingegneria, non abbiamo materia prima da non pagare, noi paghiamo degli stipendi e incassiamo delle parcelle, quindi pensavamo che chiedendo una dilazione delle tasse, questa fosse possibile averla con tempi quantomeno compatibili con il processo penale e con quello civile. Noi ci troviamo oggi a dover restituire dei soldi a queste persone, cosa che non abbiamo fatto, e quindi abbiamo subito il pignoramento da queste persone che noi abbiamo denunciato. Ci siamo finanziati con le tasse, cioè nel senso abbiamo chiesto una dilazione delle tasse per avere un po' più di liquidità, lo Stato li vuole restituiti in tempi brevissimi e con degli interessi che superano il 30%, si è messo anche in arcassa a dirci che dobbiamo restituire entro 10 giorni i soldi, la cassa ingegneria architetti, quella cassa che teoricamente se io non incasso i soldi delle parcelle perché le società ingegneria sono illegali non dovrei neanche versare, anche dovresti restituirmi tutti i soldi che ho versato fino ad oggi, no, dice che quello non conta, noi dobbiamo pagare, cioè la fattura è valida per pagare ma non da essere incassata, secondo i giudici non dobbiamo incassare, secondo Inarcassa però dobbiamo pagare tasse e cassa previdenza, quindi questi ci hanno detto che entro 10 giorni, che scadono domani, se non paghiamo, stiamo parlando di interessi anche lì che superano il 35%, noi verremo pignorati nuovamente, noi gli abbiamo detto di mettersi in fila perché c'è la banca col mutuo, perché l'immobile dell'azienda ha un mutuo, poi c'è appunto un 'Ndrangheta e C che hanno fatto il loro pignoramento, poi ci sarebbero loro, voglio dire, ecco, questa è la nostra situazione. Noi non abbiamo detto che noi non vogliamo pagare tasse, sia ben chiaro, noi ai sensi della legge 44-99 potremmo avere addirittura una sospensione di 3 anni. Abbiamo chiesto all'agenzia di sospendere e di darci la possibilità di pagare in un lasso di tempo più lungo. Ci hanno risposto che la nostra azienda non può beneficiare di quei vantaggi perché fino ad oggi ha sempre pagato. È vero, la nostra azienda ha sempre pagato tutti i giorni, ha sempre pagato tutte le rate che venivano emesse, compresa dimora e di interessi, a scapito dei dipendenti, molti sono qua oggi, dipendenti a cui abbiamo ridotto l'orario da 6 ore, cioè chiedo scusa, da 8 ore più gli straordinari a 6 ore, e noi abbiamo tanto lavoro perché per poter pagare interessi e more siamo costretti a finanziarci in questo modo, adesso stanno pagando le spese i dipendenti che 2 anni che hanno fatica, la nostra azienda è un'azienda ancora con molto lavoro, molto sana, tutti quelli che lavoravano da noi avevano la certezza di avere un futuro perché insomma se ne accorgono se un'azienda ha tanto lavoro e gli chiedi anche degli straordinari ai dipendenti, noi glieli chiedevamo, quindi molti di loro si sono fatti dei mutui, hanno comprato casa, hanno fatto degli investimenti, oggi da un giorno all'altro si sono trovati con lo stipendio quasi dimezzato, perché in realtà non facevano solo 6 ore, 8 ore, ne facevano 10, 11, ne fanno solo più 6 perché noi più di 6 non possiamo pagarli. Molti di loro con un senso civico enorme, sapendo che abbiamo molto lavoro, si fermano oltre l'orario e non vengono pagati. Tutto questo per pagare gli interessi di mora allo Stato e per restituire allo Stato i soldi in un tempo breve. E la giustificazione è stata: e non siete in crisi visto che state pagando. È veramente un paradosso. Ma col senno di poi rifarebbe quello che ha fatto?
Ma sì, ma non le valuti delle conseguenze, certe decisioni, certe scelte sono parte di te. Io come potrei incontrare i miei figli, guardarli la mattina, mia moglie, i miei amici? No, non lo farei assolutamente e consiglio a tutti di farlo. Fossimo in tanti a farlo, probabilmente non avremmo neanche più il problema. Un bazar pieno di bottini, di numerosi furti nelle case, lo hanno scoperto i carabinieri nel quartiere torinese di Barriera di Milano. Oltre 1000 i pezzi tra orologi, bracciali, anelli, collane in oro e argento, telefoni cellulari, monete, computer, macchine fotografiche ed altri oggetti. Tutta la merce posta sotto sequestro è a disposizione presso il comando provinciale dell'arma delle vittime di furti che intendono visionarla. Ed ha picchiato barbaramente la moglie provocandole la frattura dello zigomo sinistro. L'uomo, un marocchino di 54 anni residente a San Benigno Canavese nel Torinese, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali proprio mentre inveiva sulla consorte. La donna è stata ricoverata all'ospedale di Chivasso. Astensione dal lavoro per i dipendenti dell'Italgas che hanno incrociato le braccia per 8 ore contro le esternalizzazioni dell'azienda. Questa è un'azienda che, se si pensa soltanto al 2001, quando è stata costituita tra Italgas e AM Torino in quel momento, poi successivamente IREN, è stata costituita S con 420 dipendenti. Nel 2014 IREN fa rientrare il settore del teleriscaldamento nelle proprie dipendenze e rimangono sostanzialmente sulla città di Torino a presidiare tutta la città, praticamente circa 210 dipendenti. Dal 2014, dal 1 luglio 2014 ad oggi, siamo sotto i 150 dipendenti. Vorrei soltanto far presente che questa è un'azienda che ha un bilancio con un utile netto di circa 300 milioni di euro, all'interno di un consolidato del gruppo SNAM che si attesta a circa 1 miliardo e 200 e passa milioni. Noi pensiamo che il problema legato all'occupazione, per provare a dare una risposta allo spostamento delle attività che vengono assegnate alle imprese, noi pensiamo che sia il giusto percorso che questa azienda e la giusta attenzione che questa azienda dovrebbe provare a osservare, partendo proprio da quella che è la concezione della distribuzione del gas. Non si può pensare che un'azienda che investe sul territorio poi sostanzialmente affidi a imprese che naturalmente hanno una loro professionalità, ma che non può essere paragonata alla storia, alla tradizione, alla cultura che è stata costruita nell'arco di 150 anni attraverso le generazioni che hanno tramandato l'esperienza e la professionalità da generazione in generazione. Noi pensiamo che questo sia un atteggiamento sbagliato, contestiamo ad Italgas questo modo di agire e chiediamo naturalmente alla cittadinanza anche di unirsi a quello che è la nostra avvertenza, che riguarda sostanzialmente, come dicevo prima, un problema legato all'occupazione. Penso che la città di Torino abbia diritto ad avere imprese come Italgas che garantiscono un livello occupazionale di un certo tipo, di una certa natura e di una certa importanza. Oggi 8 ore di astensione da lavoro, mi pare che non sia neanche la prima volta. No, purtroppo non è la prima volta, noi già lo scorso giugno abbiamo manifestato sempre qui sotto, perché naturalmente anche in quell'occasione l'azienda ha manifestato l'intenzione di chiudere un reparto come quello del pronto intervento, un reparto presente H24 che serve a garantire la sicurezza ai cittadini, alla rete e che naturalmente interviene in momenti di difficoltà, di segnalazione di guasti. Già in quel momento l'azienda ha provato a operare questa scelta, abbiamo provato a contrastarla, ci siamo riusciti. Oggi, seppure in maniera anche malcelata, sta portando avanti questo ragionamento che tende a eliminare quel reparto naturalmente e a abbassare decisamente i livelli legati agli standard qualitativi e di sicurezza che sono stati dimostrati dai lavoratori del pronto intervento, ma di tutta la società, di un certo livello e di una certa qualità. Se non ci saranno novità nella trattativa sul contratto nazionale metalmeccanici, a settembre dovremo aprire unitariamente una fase di mobilitazione esplicita che metta insieme la lotta per il contratto con quelle per una vera riforma delle pensioni e per gli ammortizzatori sociali. A lanciare la proposta agli altri sindacati è il leader della FIOM Maurizio Landini a Torino all'Assemblea dei Delegati Piemontesi in concomitanza con le celebrazioni per i 115 anni del sindacato dei metalmeccanici della CGIL. Se non si sblocca nulla, ha spiegato Landini, credo che la discussione debba portare le organizzazioni sindacali anche alla mobilitazione generale. È ora di far riprendere una mobilitazione vera che dia un significato di coerenza tra quello che diciamo e quello che proviamo a fare. Intervenendo sul rinnovo del contratto nazionale di categoria, Landini
ha detto che siamo in una fase delicata. Il tavolo di trattativa formalmente non è stato rotto, ma non c'è. Federmeccanica non ha dato alcun segnale e non ci ha detto di essere pronta a fare trattative. Non abbiamo risolto tutti i problemi, ha aggiunto Landini, ma avere una posizione unitaria è un fatto molto importante. Martedì ci sarà l'attivo dei delegati CGIL e CISL UIL ed è un primo passaggio, ma se la trattativa con Federmeccanica non riprenderà, conclude Landini, credo che occorra pensare a iniziative che intensifichino la nostra azione. Torniamo alla cronaca, due rapine in banca con il taglierino in altrettante banche di Torino con bottini di 7.500 e 3.900 euro più un terzo colpo fallito tra maggio e giugno. E quanto la polizia del capoluogo piemontese contesta, un italiano di 51 anni che è stato arrestato su ordine di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari. A smascherarlo sono state le telecamere di sorveglianza degli istituti di credito. L'uomo, tra l'altro, era uscito di prigione soltanto ad aprile. Aveva scontato una condanna a 3 anni e 2 mesi proprio per rapina, oltre che per altri reati connessi. Al via a Torino, per la prima volta, la European Innovation Academy. 300 aspiranti start-upper di tutto il mondo a lavoro fino al 29 luglio porteranno all'ombra della mole con i mentor della Silicon Valley 50 nuove idee di impresa. Un'iniziativa che mette insieme 300 studenti di talento che vengono da tutto il mondo, una percentuale significativa dalla Silicon Valley, ma poi dall'Asia, dall'Europa e certamente un po' anche dall'Italia, dal Politecnico di Torino e dall'Università di Torino. Mette insieme docenti, professori di qualità nell'ambito dell'imprenditorialità, anche questi provenienti da tutto il mondo e dalle company più coinvolte nei processi innovativi, come Google per esempio. E poi Investor e Mentors, è un percorso di 3 settimane in cui questi studenti bravi devono cominciare a creare un team che deve essere internazionale e dove le competenze devono integrarsi. Oggi per essere innovativi ci vuole questo approccio integrato delle competenze, sviluppare un'idea, saranno seguiti dai loro mentor fino ad arrivare a formulare un'idea di startup che troverà, almeno auspichiamo poi, la possibilità di essere finanziata. Ecco, è un percorso estremamente accelerato che però porterà qui a Torino un po' di Silicon Valley, se vogliamo un po' della dinamica, anche dell'entusiasmo che chi va in quegli ambienti vede, vive, percepisce, e siamo certi che questo, anche perché sarà un'iniziativa che non si farà soltanto quest'anno, ma si farà anche nei prossimi anni, potrà avere una significativa ricaduta sul territorio. Tra l'altro vediamo dai main sponsor presenti come l'innovazione vada a abbracciare ormai tantissimi settori. Sì, gli sponsor presenti sono Ferrero, iFood, FCA, l'auto, ma non soltanto l'auto, il manufacturing e tutto ciò che oggi è connesso con l'auto. L'auto è un crocevia di tante, di diverse tecnologie. E poi forse vediamo anche che se la European Innovation Academy è venuta a Torino è perché qui c'è un ecosistema di collaborazione tra le industrie, l'università, i sistemi di governo territoriale e locale che rendono fertile quella possibilità di essere innovativi, di creare nuove idee e poi anche di creare nuove aziende. Quindi insomma, voglio dire, c'è già un terreno e su questo terreno noi crediamo di poter costruire qualcosa anche guardando agli esempi internazionali. E abbiamo diversi motivi per far parte dell'iniziativa. Uno è che l'innovazione che viene prodotta noi la dobbiamo adoperare. La banca è sempre più fatta di information technology, il servizio che dobbiamo fornire ai nostri clienti è sempre di più tenuta di dati, uso dei dati. Talvolta si sente dire non ci sono più i banchieri di una volta, quel banchiere che quando il cliente entrava conosceva tutto di lui, di suo padre, di suo nonno e quindi sapeva se era il caso di offrirgli un credito. Oggi quando il cliente entra in una banca, nel giro di mezz'ora si può sapere tutto di lui perché è sulla rete. Bisogna sapere usare i big data.
non servono più 20 anni, 40 anni di conoscenza, però serve moltissima tecnologia e nel produrre i big data e nel manipolarli, nel elaborarli e nell'usarli. Ovviamente non si possono usare i big data nello stesso modo con cui si usavano le informazioni tradizionali, cioè non per gli stessi prodotti. Quindi bisogna anche far evolvere i prodotti, quindi qui c'è l'innovazione finanziaria che va nel campo della fintech, la tecnologia per la finanza. Noi siamo interessatissimi ad acquisire tecnologie per la finanza e anche per andare verso le monete virtuali, la tecnologia dei blockchain e così via. Quindi siamo utenti diretti dell'innovazione, ma l'innovazione noi dobbiamo soprattutto metterla a disposizione dei clienti. Parliamo prima di tutto della clientela retail, che può avere enormi vantaggi di praticità, di comodità d'uso, di efficienza, di riduzione dei costi nell'usare la tecnologia. Caldo e bel tempo in tutta la regione, andiamo dunque a fare i primi bilanci di questo luglio al Lago d'Orta. Siamo nei primi giorni di luglio, il caldo è finalmente uscito anche sul Lago d'Orta, camping Punta di Crabbia. Come stanno andando questi primi giorni di luglio e in questi inizio d'estate? L'inizio d'estate è stata un po' martoriata dal tempo, come sappiamo tutti. Per il momento stiamo vedendo ancora un arrivo un po' non troppo importante per i nostri posti. Probabilmente penso che sia il tempo, che adesso stiamo aspettando che arrivi il grosso in questi giorni, perché oggi non ci sono stati quei movimenti che si pensava. Camping Verde Lago, siamo a luglio, si tirano le prime somme sulla stagione e si programma la fine, forse il punto clou della stagione. Sì, diciamo che stiamo iniziando la nuova stagione estiva. Per quanto riguarda quella primaverile, il tempo ci ha abbastanza aiutati, quindi abbiamo abbastanza lavorato bene. Abbiamo calato un pochettino nel periodo di giugno, ma a luglio è iniziato abbastanza bene, le prenotazioni ci sono, gli arrivi cominciano ad esserci, la prima settimana di luglio buona e le previsioni sono buone. Dalla Svizzera francese per la prima volta qui nel Lago d'Orta, una bella passeggiata, una bella vacanza. Sì, abbastanza bella, no, meravigliosa. My name is Claudia. And I'm the first time here on this camping place, and it's molto bene. Orta è sempre un polo turistico molto attraente. E sicuramente come attrattiva regala molto al turismo in generale. Anche quest'anno, come l'anno scorso, l'affluenza in generale è più o meno allo stesso livello. Dal punto di vista meteorologico, sicuramente il fatto di non avere un'estate torrida come quella dell'anno scorso incentiva un attimo di più anche il turismo culturale. Il mese di luglio è un mese che comunque vede la riduzione dei gruppi organizzati, quindi l'affluenza è più legata al turismo proveniente dall'estero, ma non organizzato, quindi le famiglie, diciamo che il mese di luglio è il mese delle famiglie. Da 2 o 3 giorni c'è il sole, però è stato un tempo ballerino questo d'inizio estate. Purtroppo sì, in effetti ci ha penalizzati e non poco, perché magari la giornata inizia comunque con una buona prospettiva e poi arriva d'improvviso il temporale e ci costringe comunque a ritirare tavoli, sedie. La gente poi che guarda le previsioni lo sa, spesso e volentieri neanche vengono comunque a Orta, quindi il problema è anche quello. Quindi rispetto alla fose estate 2015 c'è stato una piccola diminuzione di gente qui a Orta. Una notevole diminuzione. Un bel tempo che comunque è destinato a cessare. In Valle d'Aosta infatti è già allerta meteo. La Protezione Civile regionale, su segnalazione del centro funzionale, ha infatti inviato agli enti e alle amministrazioni un allertamento per avviso meteo per temporali forti e diffusi e ordinaria criticità idrogeologica su tutto il territorio.
Per le prossime ore si attendono precipitazioni temporalesche particolarmente intense che potrebbero innescare problemi alle reti di smaltimento delle acque, colate detritiche, cadute masse, frane superficiali e quindi causare interruzioni temporanee della viabilità. Gli enti e le amministrazioni regionali sono attivati per valutare la situazione sul proprio territorio di competenza. Il livello di attivazione del Piano regionale di protezione civile e di vigilanza. Noi proseguiamo, presentata a Pollenzo l'86esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Alla presenza di centinaia di giornalisti addetti ai lavori del territorio dell'universo Magnatum Pico, c'è stata la presentazione dell'86esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, che si terrà dall'8 ottobre al 27 novembre. 8 settimane alla radice del gusto. Presentazione avvenuta a Pollenzo. Tra i presenti, Bruna Sibille, sindaco di Bra, Maurizio Marello, sindaco di Alba, Luigi Barbero, presidente dell'ente turismo Alba Bra Langhero Ero, Giuliano Viglione per la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Piercarlo Grimaldi, rettore e professore ordinario presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Soddisfazione per la candidatura del Tartufo Bianco d'Alba a Patrimonio Immateriale dell'Umanità UNESCO, un'altra prestigiosa medaglia che andrebbe ad arricchire il palmarès del Piemonte. Liliana Allena, la presidente di ferro dell'ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, ha snocciolato con disinvoltura la serie di iniziative e novità che da quest'anno caratterizzeranno un nuovo percorso di immagine e comunicazione coordinata a partire da un nuovo logo. Un nuovo logo battezza l'86esima edizione della Fiera Internazionale del Tartufo di Alba, un logo che vuole racchiudere i tre grandi messaggi al visitatore, cioè la preziosità di un diamante, ovviamente la centralità del tartufo che è l'epicentro di questo evento, ma non soltanto, e infine la città di Alba. Quest'anno abbiamo deciso di connotare vicino a quello che è un grande nome, Fiera del Tartufo Bianco d'Alba, anche un logo che ha il compito, unito a questo grande nome, di rendere sempre più riconducibile e visibile nel mondo la Fiera del Tartufo Bianco d'Alba. E proprio per questo, mediante uno studio, l'abbiamo proprio comparato a un diamante, quale preziosità, ma soprattutto alla città, anche Alba, che ha dato Natale a questa fiera, e i grandi uomini di questo territorio, quale Giacomo Morra, che rese tutto ciò possibile nei lontani anni 50, quando fece marketing promuovendo e omaggiando un tartufo bianco d'Alba a grandi nomi quali Churchill, Marilyn Monroe, Reagan. 86esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba presentata a Bra, come mai? Credo sia un bel segnale, intanto di unità del territorio. Poi abbiamo presentato la fiera, che è una fiera internazionale in un luogo mondiale, perché questa è l'Università del Gusto, frequentata da 500 studenti che arrivano da tutto il mondo. Pertanto credo sia un bel segnale di un territorio che si unisce attorno agli eventi più importanti. 8 settimane di eventi, ma in realtà il calendario, diciamo, della fiera diffusa si prolunga, si andrà fino a gennaio 2017 perché saranno coinvolti anche altri comuni. Sì, in realtà la fiera inizia a settembre, a metà settembre, e finisce a fine gennaio con eventi alla Fiera di Vezza, con eventi a Canale, con eventi a Santo Stefano Roero. Anche qui è un altro segnale di unità attorno ad un brand che è quello del Tartufo Bianco di Alba, che è noto in tutto il mondo e che noi dobbiamo valorizzare come immagine che veicola le ricchezze, i talenti e la tipicità di tutto il territorio. Assessore, lei ha giustamente sottolineato che dal suo punto di vista ci vanno quattro occhi per insomma guardare questa fiera nel giusto valore, una fiera che ha saputo valorizzare sicuramente il turismo, in particolare enogastronomico all'inizio, e poi si è aperta a un turismo a 360 gradi e poi un grande appeal culturale. Ma indubbiamente l'aspetto culturale ogni anno cresce di più, tra l'altro con un'offerta veramente di livello internazionale. Insomma, Amos Oz è uno scrittore fantastico, ma anche le mostre che sono state proposte, quindi è sicuramente una fiera che ha appunto una valenza ovviamente enogastronomica, ma che può anche, come dire, interloquire con un pubblico che sempre di più chiede anche occasioni culturali di grande livello. Credo che questa sia una ricchezza di questa particolare manifestazione, perché è raro che proprio l'enogastronomia stia proprio così insieme alla cultura, ed è sicuramente un tratto distintivo. Andiamo ora anche a curiosare tra le pagine del sito internet langheroeromonferrato.net.
Dal sito langheroeromonferrato.net la notizia di una cerimonia molto significativa che si è svolta nella sede del Comitato della Croce Rossa Italiana di Mondovì, dove è avvenuta la consegna di parte del ricavato del Gran Galà della Croce Rossa Italiana. Alla presenza della presidente del Comitato, Viviana Beltrandi, è stato consegnato un contributo a tre enti che svolgono volontariato: Croce Rossa e Caritas e anche il Consorzio dei Servizi Socioassistenziali del Monregalese. Questo contributo, ha spiegato Maura Prette, vuole essere un aiuto tangibile alle tre istituzioni che si occupano di servizi verso chi non è in grado di provvedervi. La situazione economica ha infatti notevolmente aumentato il numero degli indigenti che chiedono un pasto, un aiuto per pagare un affitto o una bolletta della luce, ma anche medicinali. Momento come questo, ha aggiunto Viviana Beltrandi, la presidente del Comitato di Mondovì, hanno un significato importante perché fanno comprendere come la Croce Rossa non sia solo attiva nello svolgere il servizio con le ambulanze di soccorso, ma con i propri volontari sia pronta al sostegno di ogni esigenza della comunità. Con gli ottavi di finale entra nel vivo l'Africa Cup, il torneo calcistico dedicato all'integrazione dei popoli, in programma in questi weekend di luglio. Noi crediamo a questa Torneo Cup Africa perché è un punto di partenza di integrazione fra noi stessi stranieri, che abbiamo notato dopo 10 anni, 20 anni di lavoro sull'integrazione e l'interazione all'interno della nostra società italiana, abbiamo notato che noi stessi dobbiamo essere integrati fra di noi. Io prima non potevo parlare né con nigeriano, né con Mali, adesso con la lingua italiana ci ha unito e il calcio mi unisce ancora di più e perciò questa è la cosa più bella. Stiamo nei spazi verdi, no? E tutti sono contenti, e va bene così. Noi non guardiamo né politica che succede nel nostro paese, né qua siamo in Italia, siamo tutti africani italiani. Come cittadini maliani abbiamo partecipato al Ballon Mondiale anche Coppa d'Africa perché abbiamo due squadre che hanno giocato e stanno giocando in Coppa d'Africa, hanno giocato in Coppa Mondiale e sono stati eliminati. Abbiamo fatto questa iniziativa per integrazione sempre per l'Italia e se noi vogliamo essere forti in Italia. Allora, lo scopo di Ateneo è far partecipare il maggior numero di giovani che appartengono a tutta l'Africa, e farli conoscere fra di loro, magari escono con dei progetti, poi naturalmente perché no scoprire dei talenti che possono servire o per la loro nazione o per la nazione italiana. Hai visto la Francia che è andata avanti con dei giocatori quasi africani. Oggi naturalmente è una giornata decisiva perché passano agli ottavi di finale e ci sono dei giochi molto, cioè speriamo che passa bene perché sono tutti, naturalmente vogliono tutti passare gli ottavi. La cosa importante per noi era comunque dare forza a quello che l'associazione Africa Cup ha voluto mettere in campo sul lato sociale. Noi ci interessa veramente andare e dargli sostegno per portare questo progetto che ha veramente un qualcosa di positivo nell'integrazione e nel dare opportunità a questi giovani africani, atleti, di fare uno sport, ma anche di stare insieme e di poter anche diciamo, avere una possibilità di farsi vedere e di competere fra di loro. Spazio ora alla cronaca parlamentare, alle iniziative di governo e tutto quanto succede tra i palazzi della politica.
Reazioni e commenti in esclusiva per la nostra emittente. A che punto sono i contatti con le istituzioni europee per salvaguardare comunque eventualmente i risparmiatori? I risparmiatori saranno salvaguardati dal governo italiano. I contatti con le autorità europee continuano positivamente come è sempre stato in tutto questo periodo. Quali banca sul fondo da 150 miliardi? Non so di cosa si parli. Quali sono gli strumenti che sarebbero compatibili con... Gli strumenti, ho già detto, sono di tipo precauzionale. Abbiamo introdotto, c'è uno strumento per la liquidità, vedremo altri strumenti di tipo precauzionale. No, not particularly. I think that they're talking constructively to try and find solutions within the European frameworks. And yes, there are issues of non-performing loans in Italian banks, but that's not a new issue. It needs to be dealt with. It will have to be dealt with gradually. There will be no big solutions. I don't think that's possible for this kind of issue. And it's not an acute crisis. So that also gives us some time to sort these things out. So as long as the authorities in Italy and the banking authorities are constructively talking, I think we should allow them the time to do that. Un giorno leggo sui giornali che io sono per lo spacchettamento. Il giorno dopo ira di Renzi contro lo spacchettamento. L'ira di Renzi è una cosa meravigliosa, no? Che l'ira, l'era, l'ora, l'ura, l'ara. Sì, dobbiamo andare. È l'ora di Renzi. Sì. No, è che volevo rispondere. Non dipende da noi. È come la data. Cioè, non dipende da noi. Il Parlamento ha approvato questa legge costituzionale. Io credo che si voti sul sì o no a questa riforma, ragionevolmente, per quello che i miei studi di diritto, ormai datati peraltro, lasciano pensare. Che nessun paese in Europa in questo momento, forse perché alcuni lo hanno fatto prima, ma in questo momento è indubitabile che soltanto l'Italia si sta impegnando così tanto nelle riforme di sistema, nelle riforme strutturali, è perché davvero c'è stato un cambio di passo che tutti insieme stiamo portando avanti, non il governo, non il Parlamento, tutti insieme, perché ciascuno di noi poi è chiamato a dare gambe a queste riforme, nell'attuazione concreta, nel lavoro di tutti i giorni. Quindi o decidiamo di andare avanti insieme in quella strada, oppure è impossibile che lo faccia il governo da solo. Io credo che questa sia la fase magari un po' più complicata del Giro d'Italia, diciamo, delle riforme. Perché il referendum è una bella tappa di montagna. Renzi è ormai disponibile a tutto, disperato direi, disponibile a modificare l'Italicum, disponibile a spacchettare, disponibile a non personalizzare, dopo che aveva dichiarato l'Italicum non si tocca, dopo aver dichiarato dopo di me il diluvio, dopo aver dichiarato la riforma costituzionale è la pietra miliare di questa legislatura, adesso dice di sì a tutti, è la disperazione evidentemente. A questa riforma costituzionale il Movimento 5 Stelle vota no, questo Senato non verrà abolito, anzi non ci sarà un taglio dei costi della politica e in più consiglieri regionali e sindaci avranno l'immunità parlamentare. L'ennesima bugia di Renzi a cui il Movimento 5 Stelle dice no e per questo nei prossimi mesi farà una grandissima campagna di informazione. Matteo Renzi ha paura di perdere il referendum costituzionale. L'ipotesi dello spacchettamento è un tentativo di rimandare la palla in un altro campo. Noi siamo convinti che il referendum vada celebrato e in fretta perché gli italiani hanno un'opinione ben precisa. Respingere questo disegno costituzionale e ricostruire una democrazia parlamentare in questo Paese. Abbiamo ricevuto questa segnalazione terribile dei topi che uscivano ovviamente dal parco, arrivavano nei cassonetti, i bambini che giocano tra i topi, quindi siamo venuti a vedere, abbiamo immediatamente chiamato l'AMA che devo dire ha risposto molto rapidamente, questa mattina è già venuta, ha spostato i cassonetti, adesso stanno ripulendo l'area, faremo bonificare credo già nei prossimi giorni, faremo derattizzare l'area, poi abbiamo visto che c'è tutto un parco completamente abbandonato che dovrebbe essere del comune, quindi abbiamo chiamato il servizio giardini, qui poi c'è tutto patrimonio ERP, quindi anche qui la competenza a intervenire sulle strade sono tutte sporche e dobbiamo bene capire di chi sia, insomma c'è una città da riavviare.
stiamo iniziando qui da Tor Bella Monaca, in realtà tutti i quartieri presentano poi questi problemi, quindi piano piano affronteremo tutti. Non abbiamo la bacchetta magica, questo l'abbiamo sempre detto, però bisogna iniziare. Prima di chiudere vi ricordo per martedì le dirette televisive di Rete 7 con nordovest.tv. In studio a rispondere alle vostre domande da casa l'avvocato civilista Claudio Mazzoleni. Linea ora meteo, oroscopo, almanacco del giorno, di seguito tutti i nostri altri programmi. Noi ci rivediamo nelle prossime edizioni. A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vettis. Cari amici, cosa accadrà nel corso della settimana? Beh, da metà settimana in poi ci sarà una bella rinfrescata generale che coinvolgerà soprattutto il nord Italia, il nostro territorio, ma poi la rinfrescata tenderà ad interessare tutta la penisola italiana, anche le regioni centro-meridionali. Torniamo alla giornata di martedì. Avremo, come al solito, dei disturbi, delle nuvole in aumento nel corso già della mattinata, e tra tarda mattinata e il tardo pomeriggio dei rovesci di pioggia e dei temporali che questa volta dai settori montuosi, alpini e prealpini tenderanno a coinvolgere, a sconfinare anche sulle aree di pianura. Fenomeni più convinti si avranno a nord comunque del Po. Quindi tempo instabile nelle ore centrali della giornata, i rovesci di pioggia e temporali dai settori montuosi tenderanno a sconfinare verso le pianure. Le temperature, temperature che aumenteranno in maniera notevole nel corso della giornata, tuttavia poi tenderanno a calare proprio perché la nuvolosità tenderà ad aumentare. Cari amici, è tutto, io mi fermo qui, non ho altro da aggiungere, vi auguro di trascorrere una buona settimana, arrivederci! Cominciamo subito dall'Ariete. Farete serie riflessioni, prenderete in esame tutta la vostra sfera affettiva e sentirete la necessità di giungere a delle conclusioni, ad un assetto più stabile della vostra relazione. Toro, con le stelle un po' nemiche, la prudenza e la cautela sono consigliabili ma anche necessarie. Sapete bene che gli errori potrebbero non venirvi facilmente perdonati e costarvi anche in termini economici. Gemelli, periodo vivace e movimentato. Si accompagnerà a momenti intensi nella sfera affettiva. Un periodo da gustare minuto per minuto, se la vostra vita sentimentale è solidamente avviata lungo i binari di una relazione felice. Cancro, insoddisfatti del rapporto? Può dipendere da voi e non dal partner. Provate a concentrarvi, a impegnarvi nella ricerca di momenti di intimità e magari anche di romanticismo e vedrete che l'atmosfera cambierà di colpo. Leone, la giornata si annuncia positiva per quanto riguarda il lavoro. Potete legittimamente aspettarvi sviluppi importanti nell'immediato futuro. Sapete bene cosa dovete fare e come dovete muovervi. Vergine, la sfera sentimentale prenderà quota, salirà verso l'alto per trasportarvi verso la realizzazione di un sogno a lungo accarezzato. Bilancia, mettete in conto difficoltà e rallentamenti. Qualche volta avete l'impressione che tutto congiuri contro di voi, che tutti siano coalizzati per impedirvi di decollare e di ottenere ciò che desiderate. Scorpione, se avete in corso una relazione potranno esserci momenti di sconforto e di difficoltà a intendersi come si vorrebbe con il partner, ma non preoccupatevi, sapete infatti che le cose possono cambiare. Sagittario, operosità e idee vincenti non vi fanno certo difetto, avete un motore potente che vi spinge a fare di tutto e di più, l'importante è farlo bene, in modo programmato. Capricorno, una gran voglia di sedurre, di sentirvi ammirati e osservati vi accompagnerà per tutto il periodo. Tempi veramente duri si prevedono per i più giovani. Oltre al desiderio di conquista, ci sarà anche quello di essere conquistati. Acquario, se coltivate ambizioni o se ci tenete a ottenere riconoscimenti e visibilità nel lavoro, allora approfittate della benevolenza del periodo per agire e centrare qualche bersaglio. Pesci, sarà dolce lasciarsi andare, abbandonarsi ai sentimenti e alle suggestioni. Se avete una storia d'amore felice in corso, dedicate più tempo e attenzioni al partner, soprattutto se avete la sensazione che qualcuno o qualcosa vi sta limitando nella piena espressione del vostro reciproco affetto.